Carissimi amici del nostro sito diocesano, ben trovati a tutti. Ci prepariamo ad ascoltare il Vangelo di questa solennità, l'Assunzione della Beata Vergine Maria. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia è per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Un primo pensiero sulla solennità che celebriamo, la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Che cosa ci annuncia la Chiesa con questa solennità? La Chiesa ci invita a benedire Dio per le meraviglie che ha fatto nella vita della Vergine Maria. La Chiesa già ci ha annunciato, e lo fa ogni anno l'8 dicembre, che Maria, in vista della missione unica, speciale, che le è affidata, è stata concepita senza peccato originale. Anche Maria, come ognuno di noi, è una creatura salvata da Dio e salvata per mezzo della morte e risurrezione di Gesù. Ma Maria è stata salvata in una maniera del tutto particolare, perché è stata preservata dalla macchia del peccato originale. Cioè Maria è stata resa, fin dal concepimento, il Tempio di Dio, la nuova Arca dell'Alleanza, pronta ad accogliere il Verbo che si fa carne. E questa particolare modalità in cui Maria è stata salvata ha avuto poi delle conseguenze molto belle nella vita di Maria, perché che cosa ci annuncia oggi la Chiesa? Ci annuncia che Maria, non avendo conosciuto la macchia del peccato originale, non ha conosciuto neanche la morte, ma è stata assunta in cielo in anima e corpo. La tradizione della Chiesa ci parla della dormizio, di un sonno particolare in cui Maria è entrata e poi Maria che è stata assunta in cielo in anima e corpo. E perché la Chiesa ci annuncia questo? Perché ci invita ad alzare gli occhi al cielo, a guardare in alto, perché oltre al corpo glorioso di Gesù risorto c'è un'altra parte di umanità nei cieli, c'è Maria in corpo e anima. Maria è il segno di quell'umanità nuova, redenta, è il segno anche di tutti noi che saremo chiamati alla risurrezione e saremo chiamati insieme a Maria a lodare in eterno il Padre. Noi siamo chiamati ad un destino di gloria, di incorruttibilità. E allora ecco il Vangelo di oggi.
No? Anche noi siamo invitati, come Maria, a benedire e a magnificare il Signore. Riguardo il Vangelo di oggi, è importante avere sempre un'attenzione. Perché Maria va a trovare Elisabetta? La tradizione ci dice perché Elisabetta, dovendo partorire, aveva bisogno di aiuto e quindi Maria va ad aiutarla. Sicuramente è vero anche questo. Ma c'è un altro motivo prima di questo per cui Maria va a fare visita a sua cugina Elisabetta. Perché Maria, come ci ha ricordato Giovanni Paolo II, è pellegrina della fede, è pellegrina nella fede. Maria dice di sì all'angelo per fede, ma questa fede, come la fede di ognuno di noi, va nutrita, va fatta crescere, va alimentata. E come si nutre la fede? Facendo attenzione alla storia, facendo attenzione alla storia e alla vita di chi cammina con noi nella fede. E l'angelo l'aveva già detto a Maria: guarda Maria, che niente è impossibile a Dio. Tua cugina Elisabetta, che tutti dicevano sterile, è già al sesto mese. E allora cosa fa Maria? Lei, pellegrina nella fede, per nutrire la sua fede, va a fare visita ad Elisabetta. E che cosa avviene tra queste due donne? Avviene prima di tutto una condivisione della fede, un racconto della fede. Elisabetta che guarda in Maria l'opera di Dio e Maria che va a vedere di persona cosa Dio ha compiuto nella vita di Elisabetta. Allora questa solennità ci ricorda anche che noi saremo capaci di lodare e benedire Dio sempre se saremo anche attenti a quello che Dio compie nella nostra vita e nella vita dei nostri fratelli e soprattutto se diventiamo capaci di raccontare tutto questo. Carissimi amici del sito diocesano, ci salutiamo e ci ritroveremo per ascoltare il Vangelo della prossima domenica del tempo ordinario.